un breve contributo, diciamo, sulle aspettative legate alla mostra. Beh, il tema alla fine del mondo può essere visto in modo catastrofico, come qui, come Thomas Hirson, però diciamo la verità, al di là del fatto che il mondo non ci suggerisce veramente delle possibilità così ottimistiche, la mostra non è in sé così apocalittica. Gran parte delle opere cercano di guardare il nostro presente, il nostro mondo da lontano, e quindi di vedere il nostro tempo come se fosse visto a qualche migliaio di chilometri, di anni luce, scusate, di distanza, come salendo in questa navicella spaziale che è l'architettura creata da Maurice Nio, l'architetto che l'ha realizzata, e immediatamente si fosse lanciati a una distanza cosmica lontanissima, e quindi il nostro mondo diventa poca cosa, diventa piccolissima cosa. Pensiamo ai 4 miliardi e mezzo di vita del mondo, alle distanze di milioni e milioni di chilometri che separano solo all'interno del sistema solare il Sole da Plutone. Quindi tutto questo naturalmente fa sì che la visione che vogliamo cercare di avere è una visione di una dimensione molto larga, in cui in qualche modo cerchiamo di ripensare alla nostra presenza in uno spazio così vasto.